torna a parlarsi della funzionalità degli ospedali in tempo di Covid-19. Il consigliere regionale Tommaso Pellegrino ha espresso infatti perplessità sulla situazione di affanno in cui versano gli ospedali campani, manifestando preoccupazione per il trattamento di altre patologie, soprattutto tumorali. In Italia e purtroppo anche in Campania, ha dichiarato il consigliere di Italia Viva, gli ospedali sono di nuovo sotto pressione e rischiano di andare in tilt, sebbene grazie al vaccino e alla variante Omicron meno aggressiva assistiamo al momento ad una mortalità ridotta. La crescita dei contagi, che tiene alto il livello di attenzione nelle strutture sanitarie, purtroppo ancora una volta blocca le attività ordinarie come interventi chirurgici, attività ambulatoriali e attività di screening. Assistiamo, ha proseguito Tommaso Pellegrino, ad un costante aumento dei numeri di morti per tumore causato da diagnosi tardive. Non abbiamo mai visto tanti tumori in fase avanzata come in questi ultimi mesi. Esprime quindi condivisione il consigliere regionale per il grido di allarme lanciato nelle ultime ore dal presidente della COI, Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, sullo stato di sofferenza degli ospedali e sulla criticità legata alla chiusura di numerosi reparti di chirurgia sostituiti da reparti Covid, e ha ribadito con forza che la pandemia non ferma le altre patologie. Dobbiamo constatare, ha infatti dichiarato Tommaso Pellegrino, che poco si è fatto in questi due anni per rafforzare il sistema sanitario italiano con la messa in sicurezza dei reparti, con il potenziamento degli organici e con la creazione di misure adeguate capaci di fronteggiare nuove condizioni di emergenza. Chiederò pertanto, ha concluso Pellegrino, al presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale di attivare uno stretto monitoraggio nelle nostre strutture sanitarie al fine di evitare criticità legate all'interruzione dei servizi indispensabili.